Finisce con una sconfitta questa gara, sicuramente equilibrata e aperta fino alla fine. Due tempi diversi, il primo e il secondo. Come valuti un po' la prestazione dei tuoi ragazzi? Beh, assolutamente. Speravamo già dal primo minuto di metterli un po' in difficoltà e di iniziare a pressare, però non è stata così. Secondo tempo sicuramente migliore, perché comunque abbiamo cercato di portare a casa almeno il punto, visto comunque che abbiamo attaccato per la stragrande maggioranza durante il secondo tempo. Però non siamo stati in grado chiaramente di portare il punto a casa, però comunque credo ancora tantissimo in una grande ripresa. Tante occasioni sono arrivate da tiro piazzato. Secondo te avete fatto fatica un po' a far girare la palla a terra? Beh, sicuramente un po' sì, però penso che comunque sì, stiamo comunque lavorando tanto su delle azioni comunque di gioco. Abbiamo avuto comunque molte persone, molti ragazzi che sono stati infortunati e chiaramente un po' ne abbiamo pagato le conseguenze. Purtroppo speriamo più che altro di poter risalire, anche perché il gruppo c'è e crediamo ancora tantissimo, soprattutto in un girone di ritorno che possa portare più punti rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. I punti ormai mancano da quattro giornate, com'è l'umore in spogliatoio? L'umore chiaramente stiamo lavorando tanto su quello, perché fa tanto sicuramente avere la possibilità di stare con un morale abbastanza alto, perché fondamentalmente tutto fa parte anche di quello. Stiamo lavorando sicuramente su azioni di gioco, ma anche sul morale, che penso dopo una vittoria sicuramente quello tornerà come nelle prime tre gare. Perfetto, allora in bocca al lupo per la restante stagione. Crepi, grazie mille.